Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi, finalmente assaggio il terzo cornetto della trilogia estiva di quest'estate, che è il cornetto Joy capitolo 3. L'estate la Joy di stare insieme, danza tra i petali di cocco, vivi il caramello al mango, sorprenditi con la cialla al cocco. Allora, il terzo capitolo è stato affidato allo chef Juan Camilo Quintero, che racconta la Joy estiva come un delizioso mix tra petali di cocco, salsa caramello e mango, un cremoso aggiunto al dulce de leche e cioccolato bianco speziato. Cialda croccante al cocco e la mitica punta. Cioè, questo sulla carta si presenta come quello più buono. Allora, gelato alla cannella e cioccolato bianco e gelato al dulce de leche con cialda al gusto di cocco, 17%, salsa al caramello al gusto di mango, 11%, copertura cacao magro, 8% e pezzetti di cocco disidratato, 1,5%. Guardarlo così meraviglioso. Assaggiamo. Allora, la prima cosa che si sente è la salsa caramelle mango. Poi c'è questo gelato. Quello che sento io è il caramello. Non riesco a capire se io penso, cioè il dulce de leche, scusate, io penso che tutta questa parte sia gelato il dulce de leche e qua sotto c'è la parte al cioccolato bianco. Esatto, vedete? Buona. È buonissimo, è fresco perché c'è il cocco, c'è il mango che sono i classici sapori estivi e freschi, ma è anche avvolgente, come direbbero nelle pubblicità, perché c'è il caramello, il dulce de leche, che sono gusti più autunnali, più invernali quasi, un po' come lo zabaglione dell'altro cornetto, in effetti, che sono cose un po' poco estive, però questo funziona. Per ora è il mio preferito in assoluto. Questa salsa è buonissima. Sporcata, sì. Il gelato bianco qua, speziato, ci si sente. Però anche questo funziona bene perché è all'interno della cialda al cocco, quindi funziona bene. Niente, questo è il capitolo 3, è il mio capitolo preferito. Il primo non mi è piaciuto tanto. È troppo caldo con questa nocciola. Il secondo è molto più buono, perché ha lo zabaglione, però anche quello non era perfetto, c'era qualcosa che. Questo invece secondo me è buonissimo. Buono. Questo è, penso, il mese di agosto e settembre. Maggio, giugno, luglio, no. Maggio, giugno. Ah, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Il primo è uscito aprile, maggio, no? Sono un po' persa. Comunque questo lo trovate. Lo trovate ancora, lo pubblicherò il prima possibile. Ed è buonissimo. Fatemi sapere se l'avete assaggiato, se avete assaggiato i due capitoli precedenti e qual è il vostro preferito. Come sempre, grazie per aver visto il video. Un bacio, alla prossima, ciao!